Questo sono io, Peter, cinquantenne, scrittore. Una vita vissuta a sognare, a fantasticare, in parziale solitudine, in un mondo tutto mio, lontano dalla realtà. Un giorno, con mio immenso stupore, ho fatto una scoperta. Ho scoperto che quando scrivo e creo un personaggio immaginario, frutto della mia immaginazione, immediatamente questi prende forma. Diventa reale, si materializza. Lo so che sa dell'incredibile, ma dovete credermi, è la pura verità. Alcuni di essi, sì, sono consapevoli di essere immaginari. Altri invece pensano di essere reali. In questo modo l'immaginazione e la realtà si fondono, creando un grande caos. Questa è la storia di alcuni di essi. Che vita, proprio due palle. Chissà com'era mio papà, mi piacerebbe conoscerlo. Io lo immagino Stefano, settantenne, giornalista e scrittore, inviato di guerra, un uomo burbero ma con un gran cuore. Soprattutto leale e sincero. Ciao Peter. Ciao papà. Come va? Papà. Ciao. Bravo ragazzo. Come ti immaginavo, uguale. Sì, svegliato magari? No, così. Insomma, ci prendiamo qualcosa? Sì, dai. Sì, andiamo. Dai papà, raccontami qualcosa. C'è tante cose da raccontare, sai, figlio mio. Sappi che io ho fatto una vita molto movimentata, intensa. Non ho mai avuto tempo di fare certe cose, anche di seguire te, perché il tempo non c'era. Io, sai, faccio pure tuttora giornalista, inviato di guerra, ho fatto lo sport, però non era portato per avere probabilmente una famiglia, con i miei bambini. Sei stato l'unico, mio primo. E poi il mio desiderio è quello di avere una figlia femmina. Questo è stato, purtroppo, il destino è stato avverso su queste cose, figlio mio. Questa è la verità. Sai una cosa, papà, il fatto di non avere una sorella è una cosa che mi è mancato tanto, più di un fratello, però tu non sai una cosa, i sogni spesso possono diventare reali. Non ci credi? Vedrai, aspetta qua. Okay. Papà, sai io come immagino mia sorella? Sì. Giada come nome. Bello, vero? Bellissimo, una bella pietra. Giada, però mi piacerebbe, sai come? Vederla ancora nel fior della sua giovinezza, giovane, 17enne. Giada è sempre, anche se è un minerale, diciamo, antichissimo. 17enne? È sempre giovane. Ok. E la immagino mora? Alta, sportiva, atletica, sì. Sì, occhi scuri, un viso molto dolce e soprattutto molto sensibile. Ciao. Ciao. Indovina chi c'è? Non saprei. Papà. Papà, no, non vedevo l'ora di conoscervi. Dai, vieni che te lo presento. Papà, hai visto? Giada. Giada. Ciao, papà. Ho sempre sognato di avere. Che bellissimo. È una cosa molto bella. È
vero. Vedi, i sogni diventano realtà a volte. Allora, Giada, raccontami come impieghi il tuo tempo in questo periodo. Io, papà, sono una studentessa, ho quasi finito gli studi. Però la mia passione più grande è la pallavolo, infatti sono molto alta. Ecco, c'è qualcosa che c'è comune, anch'io ho fatto lo sport. Ma non l'altezza, papà. No, beh, certo, non ero alto. Però io uno sportivo, eri un pugile, vero? Certo. E adesso vi siete riuniti, avete qualcosa da dirvi, da completare. Sì, c'è un piccolo problema, che io e la sorella che ho sempre voluto, peccato che abbiamo troppi anni di differenza, l'avrei voluta quando ero ragazzino, quando avevo 17 anni. Ma no, Peter, perché dici così? Possiamo ancora fare tante cose. Cosa? Puoi venirmi a vedere le partite di pallavolo, possiamo andarci a fare una passeggiata, possiamo recuperare il tempo perduto. Questo è eccezionale. Hai ragione. È una famiglia che si è riunita. Bene, stasera andiamo a cena tutte e tre. Offri tu però. Certamente. Sì, che si festeggia. Dai, sì, va bene, un'ottima idea. E così ogni volta che creavo un personaggio, beh, questo prendeva vita e me lo ritrovavo sempre alla mia porta. Wow! Stupenda! Stupenda! Ciao! Ciao Peter, che piacere vederti! Ciao, grande Ricky! Marlene! Ciao, ciao! Ma questi sono tutti vostri? Sono i vostri quadri? Sì, 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 sono tutti nostri. La vostra galleria? Sì, sì. Quella che ho sempre sognato. Ma posso guardarli, un po' curiosare? Ma certo, sono a tua disposizione. Ricky, veramente sono senza parole. Prima volta che entro in una galleria e vedo dei quadri, delle opere, io non me ne intendo. Siete veramente bravi, sai che mi hanno colpito, sono arrivate proprio dentro il mio cuore, nell'anima, ma davvero. Grazie Peter, anche noi abbiamo pensato di farti una sorpresa, mi auguro che ti piaccia. Marlene? Cos'è? Peter, abbiamo pensato di regalarti questa nostra opera. Cioè, sono senza parole. Grazie mille. Wow. Lo potrò prendere in camera mia, certo. Questo giorno. Bello. Ciao Peter, mi fa piacere che sei venuto a trovarmi. Quando vuoi venire, la galleria è aperta sempre per te. Grazie, mi è piaciuto veramente molto. Grazie. Ma Marlene, è un po' che mi guardi con quell'aria, è inquietante. È successo qualcosa? Peter, ma lo sai che anche tu potresti essere un personaggio inventato come noi? Ah sì? E perché? Il mitico Peter Pan delle favole? Non ci hai mai pensato? È vero. Ma Peter Pan chi era? L'eterno giovinetto, colui che non voleva mai crescere, sognatore per eccellenza. Eh sì. Ma sai che hai ragione. In effetti io ho la vita che vivo così. I tuoi genitori hanno pensato proprio bene a darti questo nome, quasi fossi un presagio. Comunque, Peter, tieni sempre vivo il fanciullino che è in te e non smettere mai di sognare. Apri, cazzo, apri! Ciao! Ma come mi hai fatto? Ma come mi hai fatto? Comico mi hai fatto! Io volevo essere un bellissimo uomo! Un dio! Comico mi fai! Sei Peter! Comico mi fai! Peter! Ma senti! Ma che faccio mi fai? Peter! Ma tu sai cos'è la comicità? Fammi un esempio di comicità. Che cos'è come la comicità? Sì, è far ridere. No! La comicità sì è far ridere, ma la comicità è cattiva, Peter! La comicità è cattiva, Peter, capito? È cattiva! Posso? Sì. Sì, ma mi stai sfruttando. Sì, fa ridere, infatti, è cattiva, fa ridere questo fatto, perché è cattivo! È la buccia di banana! Che cadi per terra, la gente ride, perché si fa male, ma quello si fa male, ma la gente ride, capito, Peter? Ma quello... Hai capito? Peter, hai capito! Certo, ma... Fammi vedere la battuta, i tempi della battuta, fammi vedere. Così. No!
non fai la caduta della battuta diventa banale. Ah. Perché la comicità è carnale, non è emozionale. Questo è comicità. Hai capito, Peter? Questo, vedi? Questo è comicità. Hai grazie, capito? Mi sta asciugando. Sì, certo, perché questo fa ridere, Peter. Questo fa ridere. A me fa meno ridere, però. Ecco, fammi un esempio. Dico, tu mi dai fastidio! Pianta! Tu mi dai, fammi un esempio di comicità, dai, dimmi una parola chiave, io ti farò una battuta su una parola chiave. Benissimo, te le dico subito sì. Una. Moglie. Banale. Amore, sono in macchina, sto arrivando a casa, ma che dici? Se stasera lo facciamo in tre, e lei, se ti sbrighi... Questo è bello. Capito, caduta nel percorso, proprio, fammi una terza. Bella. Sì, comincio a capire, l'altra, dai, questa è classica, un cliché. Sesso. Beh, sì, è banale. Allora, vado nel parco. Ah, intanto, scusa, Ardo! Mio cane, scusami. Ardo! Non ti vedo, muovi la coda! Codardo! Codardo! Fai un peto! Petardo! Questo è battuta, capisci? Questo è perché calambur, capisci? Questo è calambur, si chiama calambur. Allora, calambur. Sesso. Vado nel parco con il mio cane, mica ti vedo un ragazzo sulla panchina solo che piange. Dico, Ciccio, ma perché piangi? Povero. Ieri ho compiuto 20 anni. E dico, e piangi? Oggi ho avuto il mio primo rapporto sessuale. Ho fatto una figuraccia. Meno male che ero solo. Capisci? Caduta dal percorso. Hai capito? Questa è comicità. Hai capito? Impara. Vuoi scrivere? Per chi? Piacerebbe per un cavarettista. Lo so, ma cosa scrivi? Che cos'è comicità? Mettimi comicità nella musica. Secondo te? Esprimi, fai il tuo paragone. Comicità in musica, cos'è? Nella musica, che cos'è il cabaret? Te lo dico io, cos'è il cabaret? È il jazz, il free jazz del teatro. Il free jazz. Sei libero, capito? Senti, me ne vado. No, ti lascio scrivere. Però... Peter, ti lascio scrivere. Aspetta, è all'ennesimo, però... Fa ridere, ripeto. Ma è un po' male, però fa ridere. Peter, vedi, adesso la gente... Aspetta, sai che comincio a ridere anch'io. Che bello, ci provo... Peter! Che bello! La mia fidanzata, mia moglie. Mi dà fastidio. Cos'è? Mi dà fastidio il cavallo dei pantaloni, mi dà fastidio. Cosa vuoi? Litigava col boxer, ho già dei problemi che boxer litiga con la rana, hai capito? E quando si mette in mezzo in bigule, cosa volevi? Cavallo curioso! Curioso lo lasciavo. Ciao, bella questa, grande. Ho capito. Cos'è. Senti, però, educazione, di solito quando si entra in casa levarsi il cappello. E quando uno c'ha ragione. E ho il cappello. Ah, non ci posso credere, ma sono tuoi. Mi hai fatto tu così. Posso? Sì. Cazzo, sono tuoi davvero. Ma scusa, dov'è che vai? Chi è il tuo parrucchiere? Sei tu il mio parrucchiere? No, dove? Qua fer. No! Danilo. Ciao Peter. Ciao. Allora. Sono contento che sei venuto me. Il mio sogno si realizza, grandissimo stilista, grazie, che bello, già col metro proprio. Sto realizzando un modello particolare, però soprattutto ho già preparato per te 3 modelle per realizzare il tuo famoso sogno. Naomi, Sonia e Mariella, le 3 modelle che ho sempre sognato, ci sono di già? E sono già qui per te. Non vedo l'ora, andiamo allora. Peter, sì. Questa è la giacca invece che ho preparato per te. Wow, che bella! E desiderei tanto che lo indossassi. Ah, grazie! Un tuo regalo, bellissimo! Sai, io non vesto mai molto alla moda, quindi per me è un po'... Comunque è bellissimo, grazie! Così per entrare proprio nel tema. Esatto. Benissimo. E adesso ti accomodi. E poi? E poi dopo la sorpresa. Ah, va bene, grazie. Il primo dei tuoi sogni, Peter. Naomi. Naomi, l'ho sempre sognata così, giovane, bella, un viso molto dolce. Grande Naomi. La realizzazione del secondo dei tuoi sogni. Sonia.
strada. Bellissimo. Molto elegante. Ciao. Il terzo dei tuoi sogni. Eh beh. Dal Mediterraneo. Mariella. La Mediterranea Mariella. Molto bella. Questi occhi neri grandissimi. Il terzo dei miei sogni. Hai esaudito il tuo sogno? Alla grande, bellissimo. Ti vuoi ancora svegliare o vuoi continuare? No, voglio continuarlo questo sogno, teniamolo ancora, che duri più lungo possibile. E allora prosegui nella tua strada. Volevo... Ma Naomi, tu cosa fai di bello nella vita? Io sono una studentessa, pratico molti sport, ma i miei preferiti sono equitazione e pet therapy. Scusa l'ignoranza, che sarebbe? Pet therapy è una disciplina che consiste nell'avvicinamento di persone disabili con i cavalli, appunto. Ah, che hanno queste proprietà benefiche, sì, forse. Sì, esatto. Ah, bellissimo, interessante. E tu, grande Sonia, do Brasil, cosa fai di bello? Io faccio la fotomodella e amo gli animali. Abbiamo una pensione per cani, dove io gestisco, e abbiamo molti, molti cagnolini riscattati dal canile, dove noi anche viviamo in affitto alle persone che non possono permettersi di avere un animale a casa per motivo di lavoro, e noi abbiamo, possiamo dare questa possibilità di avere questo cucciolotto per una giornata, due giornate, ovviamente come in affitto, come diciamo. In affitto, con tutta la garanzia, con il veterinario seguito. Che poi i cani, sappiamo, e anche i cani sono, hanno accesso agli ospedali, di grande aiuto agli anziani. Sì, è vero, e ricordiamo di non abbandonarli mai. Vabbè, questo diciamo è che li adoro. E tu, carissima Mariella? Io lavoro con un'equipe medica. Facciamo le fototerapie riguardo la salute, benessere. Che sarebbe, scusa, prevenzione. È una luce che emana calore e va in profondità nelle derma fino a riattivare il microcircolo sanguigno e va a dare sollievo a determinate patologie che le persone hanno, e comunque sono molto contenta di questo lavoro che faccio perché aiuto le persone a stare bene, e questo mi rende felice e orgogliosa. Io, Danilo, non ho parole, cioè, a me dicevano, ho sempre saputo che le modelle sono belle, simpatiche, però dicevano poca sostanza, invece vedo che sono bravissime, profonde, fanno delle cose. Io cerco di far star bene le donne con i miei alimenti, e le donne di conseguenza dopo fanno star bene il mondo. È vero, questo non ci avevo mai pensato. Oggi ho appreso una cosa nuova, ma soprattutto non è vero quel detto, bellezza che non coincide con l'intelligenza. Assolutamente. Oggi possiamo smentirlo. Assolutamente. Niente, spero di non svegliarmi più da questo sogno, che duri il più lungo possibile. Danilo, grazie, grazie. Grazie a te. Grande. No. Ciao, ah, Peter. Ciao. Come grande, stai? Cantante mitico della musica pop che volevo conoscere. Bene, accomodati, dai. Dai, ti racconto qualcosa? Sì, sì, dai, assolutamente. Dai, andiamo, va. Dai, grande! Pacchi, non ci credo. Allora, tu devi capire una cosa. Io, sai, ho 50 anni, sono un estimatore della musica pop, però quella italiana, non, per, sai, non necessariamente quella americana. E non so, che poi tu mi puoi raccontare adesso. Ho sempre amato, sempre sognato avere i capelli lunghi tipo i tuoi, anche di più, ma i miei genitori già da ragazzino non me li facevano tenere. Adesso non mi crescono, però immagino, sai, quei vestiti anni 70 lunghi. I pantaloni scampanati. I pantaloni, ecco. Pantaloni a zampa d'elefante. Mitici, ragazzo. Ma com'era? Li ho messi. Li hai messi? Li ho messi. Ma li metti anche adesso, fai ancora adesso più. Non più, adesso. Però li ho portati i capelli anche molto più lunghi, eh? Davvero? Sì, sì, sì. Grande. Anche perché io ho dato al mio gruppo un nome angelico. Ah sì? Eh sì. L'ho chiamato addirittura i nuovi angeli. Ah, la nuova generazione. La nuova generazione. Così il nome è rimasto nuovo.
Ah, sì, certo, è vero. È stato un escamotage, diciamo. Ah, ho capito. Ma cosa facevate? Non so. Facciamo musica orecchiabile, musica per la gente che si fa la barba al mattino e non ha voglia di sobbarcarsi i problemi, e dato la vita già piena di problemi. Sì, quello è vero. Diciamo che è stata la missione proprio rendere felice la gente e regalare un sorriso. Ah, quella è stata la missione. Ah. È stato un piacere anche, soprattutto. Perfetto. Poi girare il mondo, vedere gente che sorride, che ti conosce, questa è la mia vita. Cavolo, deve essere impagabile. Io ho sempre sognato, non so, di fare il chitarrista, immaginavo, non so, concerti a Rio, piuttosto, cavolo, non so, Sud America, quei posti dove la gente è calda, mi dicono. Ah, li fatti. Che fatti a Sydney, li fatti a Seoul, li ho fatti a San Salvador de Bahia. Ah, bellissimo. Da Sydney a New York. Ah, pure a New York? Sì, certo. Ho girato tutto il mondo e lo giro ancora. Grande. L'elisir di giovinezza. E sai qual è per me la musica? Sì. E è il pianoforte, che è il mio primo amore. Tu sei un pianista, giusto? Sono pianista. Sono partito col classico e infatti sono diplomato in classico. Poi mi sono venduto alla musica moderna e faccio un po' di classico per me. E dei concerti mi racconto nelle canzoni che ho fatto. Stupendo, stupendo. Oh, Paci, io non so come ringraziarti del pomeriggio. Un piacere mio. È stato un piacere. Senti, però ti devo chiedere una cortesia, dimmi. Se vuoi. Non è che mi accenneresti una tua canzone famosa? Così. Faccio? Sì, faccio. Dai, così. Una. Tipo. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità lo vuol trovare, glielo troveremo noi. Chi vuole coltivare la sfarosa? Bella! Ah. Come si chiama questa? Donna Felicità. Donna Felicità, bellissima, grande, bellissima. Questa. Poi dopo organizzeremo magari un qualcosa con altri personaggi e poi ti spiegherò un giorno. Va bene, che tu canterai questa canzone. Ok. Dai, ti accompagno, comunque ci vediamo ancora. È stato un grande piacere. Anche okay. Per me. Vieni a trovare. Ok. Ciao Paci. Ciao, arrivederci. Ciao Peter! Oh, ciao! Come stai? Davide, bene, bene, finalmente! Ti ringrazio di avermi creato, di avermi dato vita! Figurati, dai, amico che cercavo! Allora, cosa si può fare di bello? Cosa vuoi fare? Dimmi! Ma, Dio, sono talmente tante le cose che farei che non so, ti piace giocare a scacchi, certo, a dame, a carte? Io sono proprio queste cose sedentarie, sto poco, capito? Va bene anche questo! Se no, cosa proponi? Se vuoi, poi possiamo fare un giro in montagna! Una bella passeggiata, che dici? Ah, sì, mezz'ora, vediamo. Ma io esco poco, sono un po' pigro, mi devo un po' spronare. Però, sì, anche una partitina a pallone, due tiri, non so, mi è sempre piaciuto, sai, ho guardato le partite, ma poi no. Da solo un po' difficile. Ma certo, quello che vuoi fare. Dai, si può fare. Ascolta, ma parli un po' di te, cosa ti occupi? C'è poco da dire, Davide. Io sono uno scrittore, come ben sai. Ti ho creato perché, come altri personaggi, perché sono solo, cioè una moglie, ma praticamente mi trascura inesistente e passo la vita tra queste quattro mura, come un eremita vivo praticamente, scrivo e vivo di fantasie e di sogni. E adesso devo dirti che è arrivato un punto che sento l'esigenza di cambiare, cioè il mondo è fuori, è aperto, ci aspetta. Quindi voglio un po' cominciare a vivere, ma da solo capisci che è tutto difficile. Invece se hai un amico che ti sprona è una cosa molto importante. Certo, capisco. Quindi faremo tante cose, sì. Bene. Tu invece è bello. Io ho un negozio, una libreria. Ah. Se vuoi ti interessa qualcosa? Guarda, libri, se controlli in casa ne ho abbastanza, anche fin troppi. Io ho una vita che leggo e scrivo. Come ti dicevo, vivo solo di queste cose qua, di fantasia, di cose nero su bianco. Basta. Ma io ti devo dire una cosa stasera, dai che usciamo, andiamo a berci una bella birra, iniziamo e ci passiamo una bella serata assieme. Che ne dici? Dai, usciamo da queste quattro mura. Non ti voglio vedere rinchiuso qua in eterno. Dai, usciamo e finalmente ci liberiamo un po' da questa situazione. Dai, va bene, okay? Perché no, si può fare. Andiamo, forza. Andiamo al parco. Sì, sì. Andiamo, sì. Dai, andiamo.
Che serata, ragazzi, grazie, dai. Ma sai che era la prima volta che andavo a vedere un concerto dal vivo? Cioè, li vedo a volte in televisione, ma non è la stessa cosa, non credevo. Veramente, la musica ti dà proprio una carica, mi è piaciuto. Molto bravo quel gruppo. Tra l'altro il rock dà proprio energia, dà adrenalina. E quindi per te in questo momento è importante. Ah, è vero, infatti, è stato molto bello, divertente. Quelle chitarre elettriche, molto interessante, anche le ballerine. Molto bravo. Ah, beh, sì, ballerine non da poco. Birichino, birichino. Noi siamo uomini. Ascolta una cosa, ma non ti devi proprio di andare alla pesca, cosa dici? Cioè, a smettermi lì tutto il giorno con sta canna? Partiamo presto alle 5, che ci sono i pesci. Wow, che meraviglia, che palle, scusa, proprio detto brutalmente. Guarda che lago la pesca, per te è terapeutico. Ti va bene, visto che sei così nervoso? Dici? In questo momento, sì. E anzi, un problema per te anche una bella passeggiata in montagna. Pure? In alta montagna, così pure. Cammini un po'. Bello, faticoso. Questo ti fa bene per il corpo, per la mente, ti rilassa e usciamo un attimino queste quattro mura tra le quali sei rinchiuso da mesi. E questo secondo me non va bene. Più che da mesi, da anni. Questo è molto grave. Direi una cosa, che per te è terapeutico questo aspetto. Importante, tu mi hai chiamato e come amico ho il dovere anche di aiutarti in questa direzione. Anzi, usciamo subito, andiamo a fare un'altra passeggiata adesso e ne parliamo. Ancora? Andiamo. Dai, cioè tu vuoi morto? Vabbè, va. Salute. Grazie. Forza. Apprezzo questa preoccupazione, dai. Andiamo. Quello che forza. Ci andiamo. Siamo appena arrivati, va bene. Forza, forza, cammina. Aiuto. Ciao papà. Sandra. Siediti. Allora Alessandra, mamma mia quanto tempo. È un po' che non ci vediamo, cos'è? 19 anni? Quasi 20. Quasi 20. Ma cosa fai di bello? Allora studi? E adesso mi diplomo il mese prossimo. Non ho capito. Mi diplomerò il mese prossimo all'artistico. Ah, artista, e di famiglia come era la mamma. Stupendo. E cosa fai come hobby? Dai, dimmi. No. Adesso ho iniziato a fare la modella da poco. Per arrotondare un pochino. Ah, bene, fai bene. Però così ti mantieni anche un po' gli studi. E poi? Poi vediamo. Vediamo un po'. È un fidanzatino. Papà lo puoi dire. Papà, non si chiede certo. Adesso non si chiedono, tra di noi si può anche. È 20 anni che non esisti. Vabbè, adesso recupereremo tutto il tempo perduto, dai, possiamo fare tante cose insieme. Tipo? Ma non lo so, potremmo fare delle belle passeggiate, andare a vedere qualche museo. Al mare ti piace? Io volevo andare adesso a fine mese, una settimana. Con le amiche. Ecco, classico. Ah, non siete più come una volta, non c'è niente da fare. Adesso prendete, andate, i genitori non esistono. Beh, sempre. Papà, per 20 anni non sei esistito. Hai ragione. Ale, sai cosa possiamo fare? Mi è venuta un'idea. Potremmo parlare con una tua professoressa. Per quale motivo? Così, sono curioso di sapere qualcosa di te, dai. Ti sei fatto i fatti tuoi per 20 anni e adesso improvvisamente ti interessa qualcosa? Sì, mi interessa. Adesso voglio recuperare. Ah, beh, allora. Valentina, professoressa di lettere. Morettina, il sorriso, ha un cappello e gli occhiali da sole. Valentina, la tua professoressa di lettere. Ah, eccola che sta arrivando. Che bello, sta arrivando la professoressa di lettere. Che gioia vedo nei tuoi occhi. Dai, così chiediamo un po'. Sono curioso, non fai curioso. Buongiorno, piacere, sono la professoressa di Alessandra, Valentina. Valentina, piacere. Buongiorno. Ciao Alessandra. Buongiorno. Buongiorno. Va bene? Tutto bene, grazie. Bene, bene. Allora Valentina,
con tuo padre che tipo di rapporto vorresti instaurare adesso? Beh, visto che per 20 anni non è esistito, piano piano potrà guadagnare, non è detto che accadrà, per fare un po' di tempo insieme. Ah, proprio gentile concessione? Beh, penso di essere più che umana in questa concessione. Certo, ci vuole tempo, secondo me. Siete da poco ritrovati, quindi ci vuole tempo. Dato che comunque adesso mi hobby, la moda, lo studio, adesso vorrei andare all'università. Beh, ragazzi. Ah, quindi è ragazzo? Sì, vabbè. Ha 19 anni. Beh, è anche giusto che il ragazzo ha 19 anni, Visto che per 19 anni non ci sei stato. Ci ho provato. Ok, va bene. Che devo fare? Devo accettare, cara professoressa. Certo, devi accettare questa realtà. Vabbè, sicuramente riusciremo a ricostruire un qualcosa. Questi sono i figli di oggi. Vabbè, intanto lei è mancato tanti anni, deve anche capire sua figlia. È vero. È stato un piacere conoscerla. Anche per me, Valentina, grazie. Alessandra, arrivederci. Arrivederci. Ale, mi è venuta un'idea. E se andassimo a prenderci un bel gelato? O un'idea antiquata anche questa? Beh, dai, si può fare. Ah, quindi dopo 20 anni dici? Beh, almeno una cosa buona hai fatto. Dai, sciocchina, andiamo a prenderci un gelato, via!